Minaccia la moglie, ferisce un poliziotto. Dramma familiare in una frazione di Pietrasanta. Un 60enne con disturbi psichiatrici semina il panico in casa. Decisivo l'intervento del commissariato di polizia. Un agente rimane ferito e finisce in ospedale. Insorge il sindacato nazionale di poliziotti, parla di ennesima tragedia sfiorata. Un progetto europeo per il mercato ittico. A metà novembre la consegna dei lavori della nuova struttura attesa da decenni. La cooperativa dei pescatori di Regini si presenta per la gestione, sia per la vendita che per l'ittiturismo. Una città senza limiti e ancora a battaglia alle barriere architettoniche a Viareggio. Appello all'amministrazione comunale della neonata associazione Pensionati della Toscana. Rendere la città di Viareggio accessibile a tutti. Nuova vita per le Iare, lo storico impianto sportivo di Pietrasanta è tornato finalmente a vivere passando dallo stato di abbandono a un progetto sportivo che ha rimesso al centro i ragazzi e le famiglie. Il progetto è quello della cantera dello Junior Sport Pietrasanta. Domenica bestiale per le versiliesi, torna in campo la Serie D, gioca in casa Real Forte al Buon Riposo di Seravezza contro la quotata Sanremese. Più abbordabile il compito del Seravezza di Vangioni, che sarà di scena sul campo della Lavagnese. E un saluto ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con il TG Noi della Versilia. Come abbiamo sentito dai titoli, dramma sfiorato in casa. Armato di coltello, minaccia la moglie e ferisce anche un poliziotto. I particolari nel nostro servizio. Ha minacciato la moglie armato di due coltelli da cucina, costringendola a barricarsi in camera fino all'arrivo dei soccorsi. E una volta arrivati i poliziotti, si è scagliato anche contro di loro, provocando ferite ad uno degli agenti, finito al pronto soccorso. Lui, invece, un 60enne versiliese, è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Versilia e denunciato per violenza pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di armi. Il drammatico episodio è avvenuto venerdì sera in una frazione del comune di Pietrasanta. Gli agenti delle volanti dei commissariati di Forte Remarmi e Viareggio, con l'ausilio del reparto prevenzione anticrimine di Firenze, allertati dalla donna, sono intervenuti nell'abitazione, dove l'uomo, affetto da disturbi psichiatrici, violento e alterato per l'abuso di alcol, aveva seminato il panico. Inevitabile lo scontro per bloccarlo. Nella colluttazione, grazie all'attenzione degli operatori, nessuno è rimasto ferito dai coltelli, ma uno dei poliziotti dell'anticrimine fiorentina ha riportato delle contusioni con un referto di 10 giorni. Sul caso intervenuto il segretario nazionale del sindacato autonomo polizia Stefano Paoloni, che parla di ennesima tragedia sfiorata, puntando il dito sulle dotazioni del personale. Nella colluttazione, infatti, ad un operatore si è rotta la fondina, il supporto che lega l'arma al cinturone, lasciando cadere per terra la pistola. Lo abbiamo segnalato 2 settimane fa, dopo l'omicidio dei due nostri colleghi a Trieste, e siamo stati chiamati speculatori, afferma Paoloni. Le criticità nelle nuove fondine, che segnaliamo al Dipartimento da dicembre 2018, conclude, sono pura e cruda verità. Secondo quanto riferito dal sindacato, il poliziotto ha rischiato seriamente di morire ed è riuscito a salvarsi allontanando l'aggressore con l'utilizzo dello sfollagente in dotazione. Cambiamo argomento, torniamo a Viareggio e parliamo del nuovo mercato ittico. Pescatori pronti con un maxi progetto di sviluppo. Saranno consegnati a metà novembre, secondo il cronoprogramma dell'amministrazione comunale, i lavori del nuovo mercato ittico di Viareggio. La struttura, che sorge all'estremità occidentale del porto, fra il muraglione e il triangolino, è attesa praticamente da oltre un decennio, rimasta nelle sabbie mobili fra continui stop e rinvii. Adesso finalmente ci siamo. Il comune si appresta a pubblicare il bando per affidarne la gestione. Non ci sarà solo vendita all'ingrosso e al dettaglio, ma anche un ittiturismo, ovvero uno spettacolare e innovativo spazio di ristoro in stile mercato europeo. La cooperativa dei pescatori viareggini, la cittadella della pesca, è pronta a partecipare con un progetto molto ambizioso. Noi in questi anni abbiamo lavorato molto per rilanciare il nostro settore e la nostra categoria e abbiamo lavorato con l'aiuto di un professionista alla stesura di un business plan per lo sviluppo del nuovo mercato ittico. Sarà un mercato che non è solo incentrato sulla vendita del prodotto, ma riguarderà 360
gradi la pesca. Quindi si parla di pesca, di ambiente, di alimentazione e di educazione alimentare e ambientale. Vogliamo che diventi che il nuovo mercato ittico diventi un polo che accoglie tutto l'enogastronomico della Toscana e raccoglie le eccellenze dell'agroalimentare toscano. La marineria Via Regina, che si candida alla gestione del nuovo ittico, con i suoi numeri rappresenta la realtà più importante dell'Alto Tirreno, con circa 40 pescherecce a strascico, 100 di piccola pesca e una lampara. E per il lancio del mercato sono pronte collaborazioni dirette con altre organizzazioni di produttori della Toscana, da Livorno al Magra. Si parla sia di produttori che ristoratori che le stesse scuole. Quello con cui ci vogliamo concentrare è sviluppare il laboratorio di trasformazione del pesce che abbiamo attualmente al centro di cottura dell'Echere, finanziato dai fondi sia europei che regionali, sta diventando un po' il fiore all'occhiello della nostra struttura. Restiamo in argomento perché il pesce venduto sul lungo canale Burlamacca, tutto è stato condiviso con il comune, questo dopo la protesta di alcuni pescatori sul molo che dicevano che avrebbero bisogno di orari più lunghi per la vendita del loro prodotto appena pescato. Vediamo. Termina martedì 15 ottobre il fermo pesca biologico. Dopo un mese di stop, i pescherecci a strascico Via Regini torneranno da mercoledì mattina in mare. Sono già tornati in acqua invece da inizio mese quelli della piccola pesca, che al loro ritorno sul lungo canale hanno trovato in vigore il nuovo regolamento per la vendita del pesce al dettaglio. In realtà niente è cambiato rispetto al passato, come spiega il presidente della cooperativa Mare Nostrum, Maurizio Acampora, spegnendo le polemiche sollevate nei giorni scorsi da alcuni pescatori del molo, che i nostri microfoni avevano lamentato forti disagi per l'orario di fine vendita fissato dal comune alle 11.30 del mattino. Non c'è niente di nuovo, né di orari né di quantità, né... non c'è niente di nuovo, è lo stesso regolamento che era in vigore dal 2001 fino al 2016. Però c'è da far chiarezza, cioè è una cosa condivisa con l'amministrazione, la capitaneria e la ASL, per cui l'hanno condivisa nel senso che anche loro hanno partecipato alla stesura del regolamento. Per cui gli è stato bene dal 2001 al 2018, non vedo perché ora debba succedere qualcosa di diverso, di strano. Ecco, un orario ce l'hanno tutti i negozi, nessuno è posto aperto 24 ore su 24, o quantomeno se non ci sono le condizioni per stare aperto 24 ore su 24. Gli è stato concesso il massimo concedibile e penso che ci sia una accondiscendenza da parte di tutti a farli lavorare tranquilli senza nessuna remora, nessun disturbo. Ecco. Cambiamo argomento, occupiamoci ora invece di problematiche che coinvolgono i portatori di handicap, disabili insomma. Ecco la richiesta dell'associazione Asso Pensionati della Toscana avanzata all'amministrazione Via Regina, ma anche alle altre amministrazioni comunali del nostro comprensorio. Un disabile vorrebbe muoversi liberamente per le vie della città, ma le barriere architettoniche e la maleducazione di certi cittadini che parcheggiano auto e ciclomotori ovunque glielo impediscono. Questo è uno dei problemi al quale il municipio di Viareggio, ma non soltanto, deve far fronte: l'accessibilità per i disabili. A sostenerlo è Asso Pensionati della Regione Toscana. All'interno dell'associazione Asso Pensionati è nato un settore che si chiama Disabili in Movimento, per dare attenzione a tutti i problemi degli disabili che ci sono nei 7 comuni della Versilia. Ma allo stato attuale i problemi ci sono e come, tanto che stamani alcune persone costrette a vivere in carrozzina hanno rimarcato la situazione del cittadino disabile che vorrebbe muoversi liberamente per le vie del centro cittadino. Vogliamo risposte concrete per migliorare l'integrazione e la qualità della nostra vita. Ecco la richiesta avanzata all'amministrazione comunale. Se è possibile, di lasciare i marciapiedi gli accessi liberi da motorini, da macchine, da furgoni, perché quando ti trovi in difficoltà, quando sei sui marciapiedi, a volte trovi il motorino, trovi il furgone e non puoi passare, allora devi andare in mezzo alla strada, ma è anche pericoloso. E quindi è un disagio per me e anche per gli altri. All'interno di Asso Pensionati nasce una nuova realtà che è la vostra.
Sì, è atta a aiutare sia il cittadino che il turista, in quanto apriremo anche un sito internet dell'associati assopensionati.com, dove ci sarà una sezione del coordinamento dei disabili, del movimento disabili, dove metterà a disposizione lo sportello anche in maniera telematica e molto presto anche un'app per poter far video e segnalazioni dei marciapiedi che hanno bisogno di più cure e della viabilità in genere per il turismo e il cittadino, tutti. La disabilità è 365 giorni l'anno e noi come associazione cercheremo anche di sensibilizzare le persone, perché le persone normali, fra virgolette, fin quando non ha il problema, a questo non gli tocca proprio. Dati molto positivi dopo i primi giorni di servizio porta a porta esteso a tutto il territorio comunale di Camaiore. La percentuale di rifiuti differenziati si attesta poco sopra l'80%, dice in una nota l'amministrazione comunale di Camaiore. Un risultato eccezionale considerando che i dati prima del 30 settembre registravano livelli inferiori al 50%. Siamo ancora in una fase di messa a punto del servizio, stiamo raccogliendo le segnalazioni e migliorando quotidianamente precisione e puntualità dei ritiri. Queste sono le parole del sindaco Del Dotto e dell'assessore all'ambiente Pescaglini. Nonostante ciò, concludono, i dati che abbiamo sono davvero eccezionali e per questo dobbiamo ringraziare i cittadini che hanno saputo interpretare questo passaggio come un'occasione ed Ersu che ha dimostrato sul campo una capacità operativa superiore alle attese. Ed ora invece occupiamoci di sport, il campo delle Iare, o meglio di sport, di importanti impianti sportivi che vengono restituiti alla comunità di Pietrasanta. Il campo delle Iare torna a giocare con la cantera dello Junior Sport. Seconda vita dunque per il storico impianto sportivo che ha sede a Pietrasanta. Lo storico impianto sportivo dello Iare, punto di riferimento calcistico e aggregativo per tante generazioni di pietrasantini, è tornato a vivere passando dallo stato di abbandono a un progetto sportivo che ha rimesso al centro i ragazzi e le famiglie. Il progetto è quello della cantera dello Junior Sport Pietrasanta di Massimo Gasperini e Roberto Buratti. L'amministrazione comunale ha dunque raggiunto il primo degli obiettivi di rilancio degli impianti sportivi cittadini attraverso una programmazione pluriennale di attività e investimenti per la riqualificazione delle strutture esistenti come il campo del Sale, Pruniccia, Pedonese e campo di atletica. Questo impianto, ha detto il sindaco, torna ad essere una risorsa per la comunità di Pietrasanta. Lo sport è un aggregatore potentissimo insieme allo strumento turistico su cui noi, ha aggiunto Giovannetti, stiamo investendo molto. Questo è solo il primo di una serie di progetti che porteremo a conclusione nei prossimi mesi. Impianti in salute e a norma, ha concluso il primo cittadino, significa poter ospitare eventi e attività che portano flussi e famiglie in città. Per la riapertura dello Iare è stato fondamentale il contributo comunale per il rifacimento del manto erboso, così come importante è stato l'impegno e lo sforzo dello Junior Sport, che ha rimesso a nuovo spogliatoi locali, riqualificato l'area esterna con una pulizia approfondita e realizzato il nuovo impianto di irrigazione. Saranno 5 le squadre che si alleneranno e giocheranno al campo delle Iare, di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Lo Junior Sport, spiega Cosci, assessore allo sport, ha fatto un lavoro straordinario. Il prossimo obiettivo è completare l'intervento al campo del Sale e del Pedonese. Poi è previsto il rifacimento del manto della Pruniccia. Per questi interventi i soldi sono già stati stanziati. Infine, il campo di atletica. Oltre a 214.000 euro ottenuti da un finanziamento nazionale per rifare la pista, il Comune sta lavorando a reperire altre risorse tramite altri bandi. Ed ora occupiamoci del meeting internazionale di nuoto che torna, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, a disputarsi nella piscina di Massarosa. Parliamo del Mussi Femiano Lombardi. Il sindaco di Massarosa si dice orgoglioso di averlo riportato in Versilia. Il meeting internazionale di nuoto Mussi Femiano Lombardi torna in Versilia. Sabato 16 e domenica 17 novembre l'appuntamento, nato per onorare la memoria dei 3 agenti di polizia uccisi in servizio nelle campagne di Pietrasanta nel 75, si svolgerà nella piscina comunale Giovanni Frati di Massarosa. È un impegno che ci eravamo presi, siamo riusciti a mantenerlo in tempi rapidi e di questo ne andiamo orgogliosi, perché sappiamo che un evento del genere rappresenta un po' un biglietto, diciamo, da visita, una vetrina per il nostro territorio.
L'anima del meeting, Giovan Battista Crisci, ha voluto ringraziare il buonsenso e la lungimiranza dell'amministrazione massarosese che ha creato le condizioni perché la manifestazione tornasse nella sua casa naturale. Nominato solamente Gabriele Detti, livornese, un grandissimo campione che sicuramente sta facendo la storia del mondo italiano, sta sostituendo un po' i vecchi grandi campioni, Magnini e tutti gli altri. Su chi verrà non sono in grado di poter... Ma mi piace dire così, quando l'assenso e il contratto, tra virgolette, contratto in mano. Attesi a Massarosa alcuni big del nuoto, non soltanto italiano. Tra questi ha già dato la sua conferma Gabriele Detti, campione mondiale degli 800 stile libero. Soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto della Toscana. Come non essere vicino a questo meeting è a Gianni Crisci, che lo organizza con grande dedizione, volontà e passione sin dal 1975. Essere alla 43esima edizione è la testimonianza della sua volontà, della sua forza e della sua perseveranza nel perseguire un obiettivo che poi è quello di portare il nuoto di altissimo livello nella nostra regione. Anche l'assessore allo sport Franco Simonini si è detto soddisfatto per il ritorno di questa importante manifestazione in Versilia. È inaugurato oggi presso il Parco della Rimembranza di Saravezza, alla presenza del sindaco Tarabella e di numerose personalità del mondo sindacale della provincia di Lucca e della Toscana, il monumento ai caduti sul lavoro voluto dalla Lega Saravezza Stazzema del Sindacato Pensionati Italiani della CGIL. Un omaggio alle vittime più umili, a chi paga quotidianamente sulla propria pelle le conseguenze di un mercato produttivo sempre più globalizzato e aggressivo, e allo stesso tempo un monito e un impegno a far rispettare sempre e ovunque i diritti dei lavoratori sulla sicurezza. Oltre al sindaco, ha presenziato alla cerimonia il presidente del Consiglio Comunale Biagi, la segretaria della CGIL Toscana Dalida Angelini, presenti inoltre il segretario generale della CGIL di Lucca Rossano Rossi, la segreteria provinciale della Fillea Alessia Gambassi, il segretario provinciale del Sindacato dei Pensionati CGIL Cortopassi e il segretario della Lega Saravezza Stazzema Pierluigi Brogi. Il monumento reca inciso un verso del poeta cavatore Sauro Mattei, presente anche egli alla cerimonia odierna. L'evento si è inserito nell'omaggio che le autorità cittadine e il sindacato hanno reso alla figura del sindacalista Vasco Zappelli, ucciso a Saravezza nel corso di una rapina il 12 aprile del 71, all'epoca in cui rivestiva la carica di segretario generale della Fillea CGIL in Versilia. Ed ora qualche secondo di stop e subito dopo la pagina sportiva. Apriamo la pagina sportiva con il calcio, il campionato di Serie D. Domenica tornano in campo anche le squadre versilesi. Vediamo dove giocano e con chi giocano nel servizio fatto da Roy Lepore. La capolista del campionato di Serie D, Givi Borgo, in compagnia del Prato, riceverà domenica pomeriggio a Bagni di Lucca il casale di mister Francesco Buglio, nelle cui file gioca anche il figlio Angelo, che domenica scorsa ha superato la Lucchese 2-1. Non sarà una partita facile, anche perché i piemontesi hanno bisogno di punti, perché la classifica non risponde alle aspettative della vigilia. I ragazzi di Pacifico Fanani sono comunque in un buon momento di forma, i punti che hanno conquistato se lo sono meritate alla grande sul campo. Dopo aver superato il turno di Coppa Italia mercoledì pomeriggio battendo sul campo amico il Ponzacco, il Seravezza Pozzi adesso troverà sulla sua strada il San Donato Tavarnelle in trasferta il 13 novembre per gli ottavi di finale, risultato sicuramente storico per la società, ed è impegnata domenica pomeriggio sul campo della Lavagnese, dove si presenterà con il morale alto proprio perché vincere aiuta a vincere, come si dice in questi casi, e dalla Liguria Granaiolo e compagni intendono tornare con i punti. La tradizione è anche favorevole al Saravezza, in quanto in due incontri disputati con i Liguri sono arrivate due vittorie. Settimana particolare per il Real Forte Querceta, che dopo che è stata resa nota dalla stessa società la squalifica per 3 mesi del tecnico Cristian Amoroso per un contenzioso che aveva con il Sesti Levante, società
che allenava in passato. La società ha rinnovato la fiducia all'ex centrocampista di Fiorentina e Bologna e in panchina sarà sostituito dal suo vice Gianni Florio, ex attaccante fra l'altro del Viareggio, che debutterà contro la Sanremese che ha superato il Chiari 3-0 in Coppa Italia passando il turno, al buon riposo di Pozzi per l'indisponibilità del Necchi Balloni. Non sarà disponibile per squalifica Bertoni. La Lucchese riceverà invece il Savona. Parliamo di hockey ora. Il Forte Remarmi, calpolista del campionato, gioca a Trissino domenica pomeriggio. L'Hockey Forte dei Marmi, capolista del campionato insieme con il Valdagno, dopo che è stata assegnata a tavolino la vittoria a Sandriga e Follonica per la irregolarità di due tesseramenti di giocatori, gioca domenica pomeriggio alle 18 sulla pista del Trissino e questo è già un test certamente impegnativo per il rosso-blu, in quanto i veneti assieme alla Forte, Lodi e Valdagno sono tra le favorite del campionato. Il Forte dei Marmi dovrà mantenere l'imbattibilità che dura dal 25 maggio, quando venne sconfitta dal Centro Giovani Calciatori 6-4 nella finale scudetto. I ragazzi di Pierluigi Bresciani hanno superato il Bassano 4-2, mentre il Trissino c'è da dire che ha rischiato a Viareggio contro il CGC, acciuffando un pareggio con Reinaldo Ventura, grande ex di turno, verso lo scadere dell'incontro. L'ex giocatore del Centro Giovani, anche se non è in forma per un problema al ginocchio, ha sicuramente dalla sua la grande esperienza ed è uno dei giocatori da guardare a vista da parte del Forte dei Marmi, che è partito bene in questo inizio di stagione e quindi ne uscirà sicuramente una partita aperta a qualsiasi risultato. Arbitreranno Claudio Ferraro e Luca Molli, arbitro ausiliare Sergio Nicoletti. E domenica a Forte dei Marmi, presso il Circolo Tennis Italia, prende via il campionato di A1. Vediamo. Inizia domenica mattina a Forte dei Marmi il campionato a squadre di Serie A di tennis. Per il Tennis Club Italia la partenza è in salita, infatti non saranno disponibili Sonego, Travaglia e Sinner, ingaggi di livello effettuati dal Tennis Club Forte Marmino del patron Sergio Marrai contro il Tennis Club Crema dell'ex Paolo Lorenzi, il rivale più pericoloso. Si inizia alle 10 sui campi in terra battuta, tutta al coperto del circolo di Via dell'Acqua di Forte dei Marmi, dove si disputeranno quattro singolari a seguire due doppi. Tre punti per chi sarà aggiudicato almeno quattro dei sei match in programma, uno ciascuno in caso di 3-3. Quindi un impegno sicuramente importante e difficile per anche l'allenatore Matteo Marrai, che dovrà in qualche modo cercare di caricare al meglio i suoi giocatori. La vecchia guardia, come detto, sarà pronta per cercare di onorare questo impegno importante con la fiducia di poter riavere subito a disposizione per i prossimi impegni Sonico, Travaglia e Sinere, che sicuramente servono per fare un salto di qualità ulteriore al Tennis Club Italia in questa avventura del campionato di A1 a squadre di tennis. Ed ora parliamo invece della ginnastica Motto, che chiude il campionato nazionale di Insieme Gold con due secondi e un terzo posto. La formazione allieve, composta da Anita Cecconi, Zoe Ingargiola, Vittoria Pratelli, Ginevra Pucci e Chiara Puosi, totalizza 28,50 punti e viene preceduta soltanto dal Fabriano. Il quinto posto nella finale della seconda prova, disputata a Fabriano lo scorso weekend, dopo aver terminato al comando le qualificazioni, non pregiudica uno splendido cammino. Ed ora ancora qualche attimo di pausa e subito dopo l'aggiornamento delle notizie la rubrica degli auguri. Bene, non ci sono aggiornamenti di notizie, passiamo dunque agli auguri. Alla splendida Cecilia, 3 anni, auguri dalla sorella Emma, Sole, dalla mamma Claudia, il papà Massimo, i nonni, gli zii, i cugini e gli amichetti. E poi ancora al nostro papà Daniele, si legge nella
gli auguri che abbiamo ricevuto, al nostro papà Daniele che oggi compie 44 anni, auguriamo un mondo di bene, le tue bimbe Alessia, Alice e Lucy. E infine domenica Andrea Masiello, giocatore di Serie A nell'Atalanta, unirà in matrimonio alle 13 presso il ristorante Pangrattato sul Viale Europa a Torre del Lago Alessandra degli Innocenti e Alessandro Puccinelli di Torre del Lago, parenti peraltro di Masiello. Felicitazioni da parte di parenti e amici anche della nostra redazione. Ebbene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni. A tutti voi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci.